Le ossa riaffiorate nella grotta della Tabussa a bagliate d'alta aperterrebbero ad un animale e non ad un essere umano. Nessun collegamento quindi con il giallo di Guerrina Piscaglia. Questo il responso dei rissa dei carabinieri di Roma che adesso sarà comunicato alla procura di Arezzo. I risultati sono ancora in attesa dell'ufficialità ma in base alle misurazioni, osservazioni ed analisi eseguite sui resti sembrerebbe siano venute a meno le correlazioni con il caso della casalinga scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014. La relazione derisse è attesa per questa settimana sulla scrivania del PM Marco Dioni, che all'epoca dei fatti coordinò le indagini sulla sparizione della donna e che poi incardinò il processo contro padre Gratienna Labi, concluso con la condanna in via definitiva a 25 anni di reclusione per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Secondo la ricostruzione dell'accusa, ritenuta valida in tutti e tre i gradi di giudizio, le ragioni di dell'omicidio sono da ricercare nella relazione sentimentale tra padre Gratien e Guerrina e nella paura che il religioso aveva di uno scandalo. Tra il parroco di Caraffello e la cinquantenne ci sarebbe stata infatti una relazione amorosa segreta e il primo maggio 2014 l'incontro tra i due sfociò nel delitto che sarebbe avvenuto per strangolamento. Padre Gratien sta scontando la condanna, a re Bibbia continua a professarsi innocente, il corpo di Guerrina Piscaia invece non è mai stato stato ritrovato